Bentornati al Climasfest, siamo qui con l'associazione Punto Zero, sono qui con Marco, ciao Marco. Ciao, grazie di avermi intervistato, darmi l'occasione di parlare dell'associazione. Ci mancherebbe, allora vuoi iniziare a parlarci dell'associazione? Certo, allora l'associazione, a dire il vero, piccola precisazione noiosa, si chiama Sesto Network in realtà e gestisce il centro che si chiama Punto Zero, che è un centro aggregativo, giovanile, culturale, artistico, ludico, in cui appunto facciamo attività per giovani tendenzialmente età 20-30 anni, poi il vero target sono 25-24 anni, robe così. Noi organizziamo attività di diverso tipo un gruppo di dibattito, che è quello che faremo anche oggi al Climatfest. Organizziamo ludoteche, circoli di scacchi durante il mercoledì, facciamo eventi artistici il venerdì in cui ci sono concerti, esposizioni di quadri, fotografi, scultori, ogni tipo di arte. E facciamo anche la domenica un'ala studio. Questa è un'attività che facciamo principalmente aperta al pubblico. Abbiamo anche poi diversi laboratori, tipo un laboratorio di elettronica in cui si occupano anche di riciclo di materiali che non verrebbero utilizzati per altri scopi. Abbiamo uno studio di produzione per giovani producer del territorio che poi vogliono magari anche esibirsi durante i nostri concerti. Insomma, lo scopo è dare la possibilità a ogni giovane di portare il proprio hobby, la propria passione, attuarla e poi aprirla anche ad altri giovani coetanei in un ambiente così paritario. E dove nasce questa associazione? Allora, l'associazione nasce a Sesto nel 2018, lontanissimo, e inizialmente a dire vero era partita come una radio, poi con diverse persone che sono entrate, si è evoluta e ha raggiunto questo scopo e questo tipo di attività. Bellissimo, e come mai avete scelto il Climafest? Allora, a dire il vero il Climafest ci ha quasi scelto perché abbiamo dei contatti, siamo un po' raccomandati, nel senso che ci sono dei nostri membri che hanno diverse persone che sono delle altre associazioni che ci hanno invitato a partecipare a questo tipo di iniziativa, anche perché hanno detto che la componente giovanile era un po' mancante, e comunque noi ovviamente, essendo giovani, ma anche in virtù dell'attività che facciamo, siamo molto interessati alle tematiche esposte, che di cui parleremo poi anche nel dibattito a breve. E quindi abbiamo detto perché non unirci, cioè è proprio la nostra destinazione naturale, quindi siamo venuti qua, abbiamo deciso di partecipare al tutto. In cosa consiste questo dibattito che farete tra poco? Allora, il dibattito è molto filosofico, può sembrare noioso il titolo, ma prometto che è interessante. Praticamente tratta di una branca della filosofia che si chiama etica ambientale, che parte dalla domanda del perché pensiamo di avere effettivamente un dovere morale di occuparci dell'ambiente. Perché ovviamente, soprattutto date le persone che sono qui, tutti è scontato che dobbiamo farlo. Però cerchiamo di partire un attimino dall'inizio e dirci ma perché pensiamo ciò? Effettivamente esiste questo dovere morale? Poi parliamo di altre cose andando avanti nel corso del dibattito. E dopo questo dibattito avete organizzato altre attività in questi giorni? Sì, ci siamo anche questo sabato, in cui portiamo un format tipico di Punto Zero, che è la Call for Artist, che è uno degli eventi che facciamo tipicamente il venerdì, in cui abbiamo commissione di vari tipi di arti. In particolare qua portiamo dei quadri di diversi artisti che hanno già collaborato con Punto Zero, unito a un'esibizione di un abitué concertista, chitarrista, cantante, basker, sempre di Punto Zero. Ok, e voi siete tutti giovani, giusto? Sì, ad esempio io ho 23 anni, sono ancora in università, sto cercando di farmi cacciare fuori di casa dai miei, ma anche tutti gli altri collaboratori nostri sono sotto i 25 anni, hanno appena cominciato a lavorare oppure ancora studiano. Bellissimo, ok. Grazie mille allora. Grazie a voi, davvero. Grazie, vi aspettiamo qui allora. Grazie a tutti. Ciao.